Amici di Horeca TV, bentornati. Oggi siamo a Sorrento, nella splendida cornice dell'Europa Palace Hotel, a documentare con telecamera e microfono la quinta edizione di HoreCoast, un evento che conta tra i suoi partecipanti ben oltre 70 aziende. Siamo in compagnia di Enzo Lamberdi, il fondatore di questa manifestazione, insieme a Pietro De Luca, che nelle ultime due edizioni si è accompagnato a voi organizzando con grande piacere, con grande entusiasmo, l'abbiamo sentito poco fa, per un evento che è cresciuto edizione dopo edizione. Intanto Enzo, buongiorno e benvenuto dinanzi alle telecamere di HorecaTV.it. Buongiorno a voi. Oserei dire a questo punto siamo riusciti a contagiare anche l'azienda De Luca in questo progetto di business community per il settore Horeca. Come lui, anche tante altre aziende si sono avvicinate e sintonizzate sulle frequenze di HoreCoast da 5 anni a questa parte. Oggi raccogliamo con soddisfazione la quinta edizione, ormai alle battute conclusive. Che dire, insomma, soddisfatte sicuramente tutte le aspettative riguardante appunto il nostro progetto. Abbiamo raccolto l'interesse, la soddisfazione del pubblico, ma soprattutto anche l'interesse e l'entusiasmo dei partner che ci sostengono in questo progetto da qualche anno. Ormai è diventato per noi una community a tutti gli effetti, quindi si respira un'aria positiva, ci si apre al confronto, i messaggi sono bidirezionali, arrivano dalle aziende direttamente agli operatori del settore e ritornano anche dagli operatori del settore alle aziende come messaggio di evoluzione del settore Horeca. Enzo, facciamo un passo indietro. Torniamo indietro a 19 anni fa, quando è stata creata l'azienda Lamberti, che non si chiamava ancora Lamberti Food. Si chiamava all'epoca Lamberti Farine ed era nata espressamente per la distribuzione delle farine per la ristorazione. All'epoca io sono stato l'attore di prima linea per la propaganda delle farine per pizza, per pasticcerie, per panificazione. E devo dire che la scuola del marciapiede mi ha dato tanto, in quanto comunque mi ha fatto maturare un approccio sempre più tecnico sugli ingredienti, legati in qualche modo ai processi. Quindi abbiamo iniziato a cambiare atteggiamento, quindi non presentando più dei prodotti, ma presentando dei processi, quindi tutta la filiera completa che riguardava appunto partendo dal prodotto e arrivando al prodotto finale, quindi trovando la giusta interazione con i nostri clienti nell'offrirgli soluzioni sempre più tagliate su misura. L'abbiamo iniziato a fare con le farine, mano a mano l'abbiamo potenziato con altri prodotti, altri ingredienti, abbiamo abbinato negli anni altri settori, ricordo il comparto dei salumi e dei formaggi, abbiamo iniziato a muovere un passo di lato verso il mondo breakfast del settore alberghiero, questo già di 10 anni fa. Il percorso di evoluzione dell'azienda è continuato negli anni, inserendo altre novità come il mondo delle carni, il mondo del littico surgelato. Ad oggi, diciamo, sono pochi i prodotti che mancano al parterre dei prodotti Lamberti per il mondo Horeca. Questo per 17 anni, a partire dal 1999, anno della fondazione di Lamberti Farine. Ma due anni fa che cosa è accaduto? Il percorso evolutivo iniziato 17 anni prima vi stava un po' stretto. Effettivamente ci siamo resi conto che in alcune strutture presentarci come Lamberti Farine era diventato un po' riduttivo, quindi abbiamo sentito e percepito la necessità di modificare qualcosa, quindi nell'ambito abbiamo deciso di cambiare in effetti poco, quindi abbiamo tenuto il nostro cognome, la nostra origine, e abbiamo ampliato il concetto farine al concetto food, quindi per dare appunto una percezione molto più ampia di quello che oggi è il mondo Lamberti.
devo dire, però non solo food, ma anche wine. Per il momento ancora no, siamo ancora lontani. È un augurio. È un augurio che allora io non escludo, perché ho imparato negli anni a non escludere niente. Ovviamente vedremo un attimino quello che ci riserva il futuro per il percorso del formativo della nostra azienda. E allora Enzo, per chi è dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni sui vostri prodotti, sul vostro servizio, sul supporto che andate a dare al popolo dell'Oreca, c'è un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale possono scrivere e avere maggiori informazioni senza alcun impegno? Certamente, l'indirizzo di posta elettronica è info@lambertifood.it. Attraverso il portale potete fare richiesta in azienda di avere un contatto commerciale. I nostri consulenti in questo momento, io definisco consulenti più che commerciali, perché sono coloro che accompagnano i nostri, affiancano i nostri clienti nel loro percorso di trovare la loro identità food, che è, devo dire che è qualcosa di ambizioso che ci siamo posti in azienda già da qualche anno, quindi non stravolgere, non insegnare niente a nessuno, noi siamo solo degli stimolatori in qualche modo che interagiscono con i professionisti Oreca affinché possano trovare la loro identità, la loro dimensione e la loro identità food. E quindi individuano le esigenze dei clienti, qualunque sia la loro provenienza e il loro microsettore, per andare a suggerirgli le migliori soluzioni, quelle più adeguate alla circostanza, immagino. Esattamente, anche se viviamo un momento molto particolare, perché grazie ai media si sono aperte le porte della cucina, i programmi TV, e voi ne siete testimoni, insomma, spaziano ormai in lungo e largo nella divulgazione delle informazioni legate al mondo della cucina. Stamattina si è fatto un importante convegno qui in Orecost legato proprio alla professione dello chef, e devo dire che è stato proprio un convegno di qualità, fatto dal presidente dell'Associazione Unione Regionale Cuochi Campane e dal referente della Federazione Italiana Cuochi. Tra la platea avevamo dei ristoratori e degli chef già accreditati, ma avevamo anche tanti giovani, e la nostra responsabilità di trasferire le giuste informazioni a queste persone è stato per noi un onore. Abbiamo toccato tematiche importanti che mettevano appunto al centro la figura dello chef, la naturale, i tempi della formazione dello chef, che paradossalmente sembrerebbe che oggi con i telefoni, internet e tutto il mondo social sembra tutto a portata di mano. Abbiamo ribadito appunto alle nuove leve il concetto di non limitarsi ai surrogati della formazione, quindi di attenzionare con umiltà e dare giusti tempi alla propria formazione individuale, al fine di poter avere un'identità food personale e forte. E soprattutto tanta gavetta. E tanta gavetta, quella non basta mai. Che solo quelli, i tempi della formazione ti fanno percepire un attimino quello che è poi alla fine lo zoccolo duro, che è quello che resta poi in effetti. Tutto quello che è veloce in qualche modo svanisce, sfuma, quindi chi non sta lì a fare il percorso di gavetta, anche a tagliare patate o a pelare, come dire, a tagliare cipolle e quant'altro, ha il suo valore, ha il suo perché. Dà sicuramente lo spirito di sacrificio che circonda il mondo dei cuochi professionali. Tante volte abbiamo anche sottolineato altri aspetti importanti legati al fatto di quello che non arriva come messaggio ai clienti finali. O meglio, arriva un prodotto di qualità sicuramente nel piatto che viene riconosciuto, come può essere, non so, un parmigiano stagionato 36 mesi, piuttosto che un salmone, piuttosto che allevato, pescato in mare. Sicuramente quella qualità arriva, ma non arriva il processo, non arriva il sacrificio e i tempi della lavorazione che ci vogliono per ricettare un piatto. Questo manca al nostro consumatore finale. E ovviamente questo sminuisce in qualche modo la figura dello chef all'interno della propria cucina.
Questo e altri temi avremo modo di trattare prossimamente proprio con l'apporto di Lamberti Food attraverso orecanews.it, il quotidiano di informazione digitale dedicato al mondo dell'ospitalità, della ristorazione e del catering, e orecatv.it. Nel frattempo, Enzo, io ti ringrazio per la disponibilità. Lasciamo loro con questo splendido panorama alle nostre spalle, il Golfo di Napoli assolutamente calmo, con un Vesuvio particolarmente imbiancato. Erano molti anni che non si vedeva tanta neve qui a Napoli. Sicuramente mi viene da fare questa assonanza tra la prima edizione di Orecost a Sorrento e la neve al Vesuvio e la neve a Sorrento. Quindi ieri mattina abbiamo avuto un avvio direi un po' gelido, ma mano a mano siamo riusciti a creare quel clima favorevole che ha scaturito il successo di questa quinta edizione di Orecost. Grazie per la disponibilità, voi non andate via perché ora passiamo ad altre interviste da realizzare all'interno degli stand qui all'Europa Palace a Sorrento.